ispirazione Metro Himalayan Style, per cui noi ci stiamo spostando in India, però da una parte dell'India che va verso l'Himalaya. E quello che abbiamo voluto raccontare attraverso il make-up delle donne è proprio la forza del freddo, dell'inverno, di tutto quello che comunque sia va quasi ad irritare, ma che in certi casi può diventare quasi uno strumento di bellezza. Per cui quello che ovviamente è il focus è sempre la pelle, come sapete benissimo, in tutte le sfilate non possiamo tralasciare il concetto di nuova pelle, dell'evoluzione proprio della pelle con i nuovi prodotti, nuove tecnologie, anche questo lo dico sempre, però è fondamentale. Su una base perfetta, ma leggera e trasparente, andiamo a giocare anche con degli effetti che in altri casi li andiamo a coprire, invece in questa situazione siamo andati invece a amplificare, se non addirittura a creare. Nel senso, abbiamo detto pelle perfetta, gli highlighter che non possono mancare, perché comunque sullo zigomo ci deve essere un punto luce, sull'arco di Cupido, tutto quello che serve con le luci della passerella a ricreare dei volumi, ma l'irritazione, tutto quello che diciamo volevo ricreare come effetto speciale, ovviamente tra grandi virgolette, era intorno agli occhi con un paint pot groundwork, che è uno dei più utilizzati durante le sfilate, che è un color terra chiaro, no? Per dare proprio intensità allo sguardo, abbiamo aggiunto un blush in polvere che si chiama Peach on Peach, per dare questo effetto proprio all'attaccatura delle ciglia sopra e sotto, questo effetto di rossore, di occhio appunto irritato, come dicevo prima. E sul naso e nella parte piana delle guance, con il pennello 130, è importante vi dica gli strumenti perché per capire come realizzare un effetto, con un blush in crema che si chiama Posy, preso il prodotto e andato appoggiato in certi punti del viso, proprio per creare un effetto quasi cuperoso, di arrossamento. Cosa che se le avessi creato con un blush in polvere sarebbe stata, cioè, creata come una macchia, no? Un qualcosa di non così reale. Mentre con le luci della passerella da lontano si va a giocare con questo rossore che è discontinuato quasi, non diciamo così uniforme, che ti dà questo effetto di freddo, di arrossato, no? E di qualcosa di naturale allo stesso tempo. Sulle labbra abbiamo utilizzato un prodotto che abbiamo lanciato il prossimo anno, che è un retro matte liquid lipstick, e praticamente che è a lunghissima tenuta, ipermatte di colore naturale. Un altro focus però importante sono le sopracciglia, che abbiamo ricreato con un pennello numero 205, che è un pennello fatto a ventaglietto, con delle polveri, ombretti in polvere, per cui dal tono più chiaro per andare a creare, no, l'effetto un po' più pieno delle sopracciglia, e poi con i colori più scuri a ricreare pelo by pelo, sempre proprio per infottire sempre quell'ombretto. Mi piace perché tante volte con la matita ti va a calcare un po' troppo l'effetto, mentre con gli ombretti ti rimane una trasparenza, dai tridimensionalità grazie a questi colori diversi che abbiamo utilizzato, e è interessante come effetto. Quindi, sugli occhi abbiamo utilizzato dei colori matte, matte intorno agli occhi, matte sulle labbra, questo effetto di arrossamento sulla pelle, però tutto questo su una base invece cremosa del viso, highlighter, face and body, che dà questo effetto di idratazione. È bello giocare soprattutto con le texture. Adesso la tecnologia dei prodotti, mascara c'è solo nella parte superiore. Dico la verità, all'inizio avevamo fatto una prova con un mascara ipervolumizzato, no? Soltanto sulla parte superiore, però andava a distogliere un po' troppo da quello che era invece il nostro focus, che era questo arrostamento giovanile, che una pelle delicata, no? Ti immagini la ragazzina con una pelle così che si arrossa facilmente, per cui tutto questo è un modo per riportare freschezza e gioventù a una pelle. L'anno scorso l'avevamo sperimentato con le lentiggini, quest'anno le nuove lentiggini sono questa glamour cuperosa, che tutte le donne impazziscono per coprirla. E adesso no, bisogna dire che bisogna coprirla, e oppure lasciare
trasparire soltanto qualche punto di rossore, anche perché altrimenti diventerebbe, no, un effetto magari non così di bellezza. Però a volte noi abbiamo il terrore del naturale, sempre di più abbiamo il terrore del naturale e vogliamo sempre di più trasformarci e coprire. Invece la moda ci sta dicendo di essere noi stessi, addirittura, vedi, come in questa sfilata andiamo a ricreare un qualcosa che la natura ci dà, non sempre è così apprezzato da chi la riceve, però ricreare degli effetti naturali. Questa è la parte più importante, secondo me, per questa sfilata. Zigomo, l'arco di Cupido, ponte del naso, sopracciglio, questa è la parte, le parti che normalmente andiamo a enfatizzare e a illuminare con gli highlighter. Cosa che faremo poi in line up comunque è anche mettere un po' di cipria nella zona T, solo dove serve, ma sempre per lasciare questo effetto di un po' opacità, cremosità, e che sta benissimo sullo stesso viso. Non è tanto il numero dei pennelli quanto è la forma e le setole che hanno i pennelli. Perché le setole sintetiche ti danno un certo effetto, quelle naturali un altro. Ma adesso fortunatamente ci sono anche le nuove fibre, quelle tipo microfibra quasi, no? O fibra ottica, che ti vanno a ricreare quasi l'effetto di un pennello in setola naturale, ma sono sintetici. Insomma, cioè, l'evoluzione non avviene soltanto nei prodotti, ma anche negli strumenti, perché normalmente da MAC il numero 100, tutti i pennelli che iniziano con l'1 sono per il viso, mentre con il 2 sono per gli occhi, con il 3 sono per le labbra.